porta la firma di Chantal Balbo di Vinadio, con la prefazione dello storico Alessandro Barbero, il libro Lo zio Max Massimo D'Azeglio, presentato a Palazzo Lascaris. Il Consiglio regionale ha così ricordato l'uomo politico, primo ministro nel regno di Vittorio Emanuele II, ma anche il vivace letterato e pittore. Nel corso della presentazione, Massimo Franceschi ha letto alcuni brani dell'intervista immaginaria in cui Emanuele D'Azeglio, primo ambasciatore italiano a Londra e nipote dello statista, ripercorre l'avventurosa vita dello zio. Beh, veramente mi sono avvicinato per l'amicizia con Chantal Balbo di Vinadio, ma l'autrice, ma lei è una discendente di Massimo D'Azeglio e ha saputo raccontarci quanto D'Azeglio era simpatico. Non era un politico di professione, diversamente da Cavour, dal Re Vittorio, è uno dei pochi personaggi del Risorgimento che uno si dice, beh, avessimo ancora oggi degli uomini così. Qualche anno fa avevo scritto su Cesare Balbo, un mio antenato diretto, e scrivendosi di lui e studiando la sua vita avevo incontrato Massimo D'Azeglio, che è peraltro cugino primo di Cesare Balbo, quindi anche in parte me lo sono sentito un po' mio antenato. Ho cominciato a studiarlo, visto che era un personaggio interessantissimo, modernissimo, simpaticissimo, e ho deciso che sarebbe stato il protagonista del mio prossimo libro.